Con il Food Processor Artisan potete preparare questa platessa con crumble di arachidi e senape, cavolfiore tritato e salsina di pollo. Come fare? Dividete un cavolfiore in cimette e mettetele in una ciotola. Mescolate le cimette con un po' d'olio d'oliva, 2 cucchiaini di semi di cumino e la scorza grattugiata di un limone. Mettete il cavolfiore in una teglia per arrosti ed arrostitelo in un forno preriscaldato a 200 gradi per 10 o 12 minuti, sino a quando non risulti tenero all'assaggio. Versate 300 ml di brodo di pollo in un pentolino. Aggiungete un cucchiaio di panna densa, un pizzico di zucchero e i semi di mezzo baccello di vaniglia. Portate ad ebollizione e riducete sino a quando rimarrà un terzo del volume. Incorporate 25 g di burro freddo con un frullatore elettrico portatile. Salate e pepate e tenete al caldo con un coperchio. Togliete il cavolfiore dal forno e lasciatelo raffreddare. Inserite il disco per grattugiare e tritare e impostate il food processor a velocità 1. Grattugiate il cavolfiore e mettetelo in una ciotola. Salate e pepate il cavolfiore e tenetelo al caldo. Tritate finemente 50 g di arachidi tostati e 25 g di panko nella mini ciotola con il food processor a velocità 2. Aggiungete 2 cucchiai di senape a grani interi e mescolate a velocità pulse sino ad ottenere un crumble. Salate e pepate a piacere. Disponete 4 filetti di platessa da 100 g in una teglia per arrosti unta e copriteli con il crumble. Cuocete la platessa in forno per 12 o 14 minuti a 200 gradi. Servite la platessa con il cavolfiore tritato e la salsina di pollo.